This is the way you left me. I'm not pretending. No hope, no love, no glory, no happy ending. This is the way that we love, like it's forever. Ciao a tutti, mi chiamo Marcello, ho 23 anni e questo qua è proprio il mio primo video, diciamo, di presentazione. E vabbè, vivo a Mantova e ho anche un blog, poi sotto vi lascerò l'indirizzo per, insomma, chi è interessato a guardarlo, nel quale parlo comunque sia di prodotti per la bellezza, unghie, diete, un po' di tutto. E poi ho la passione per il look design, sto, insomma, provando, ecco, un pochino ogni tanto provo a fare qualche torta. Comunque, mi vergogno un sacco, oddio, sono già fosforescente. Comunque, detto questo, niente, mi sto sforzando di guardare in camera, in realtà sto cercando di guardare la mia immagine, perché sto venendo bene, visto che non sono fotogenica. Volevo parlarvi di questa crema che mi ha tirata fuori ieri mia mamma, non so dove l'abbia pescata, però è questa qua, della Garnier, della nuova gamma della B&B, magari ancora sì. Va bene, e niente, l'ho provata stamattina per la prima volta e devo dire che mi sono trovata bene, oddio. È la prima applicazione, quindi bisogna un attimino provarla più di una volta. Però, insomma, non posso lamentarmi, ecco. La consistenza è leggermente tendente all'untino, insomma. Diciamo che appena la si mette ha quell'effetto leggermente lucido che va via dopo qualche minuto, comunque. O nel caso, magari, la si usa come base per il trucco, comunque dopo un po' va via, ecco. Però è molto buona, è coprente, ecco, diciamo che io l'ho usato più che altro in sostituzione del fondotinta, non avevo voglia di usarlo, di metterlo, spalmarlo, tutto quanto, toppavo con questa crema ed effettivamente ha coperto abbastanza i brufoli. Mi sono fatta delle foto, dopo le metterò più avanti, del prima e del dopo, non si vede molto perché ho una luce orribile in camera, però ho un sacco di macchi di vecchi brufoli. Si vedono leggermente, insomma, comunque ho qualche macchia di qualche vecchio brufolo, quella lì purtroppo me la tengo sempre, comunque non, con calma andranno via. Questa qua è riuscita abbastanza a coprirli. Poi vabbè, idrata la pelle, adesso vi leggo anche cosa c'è scritto nella confezione, se magari riesco a non romperlo ulteriormente. Questo qua è il la confezione di packaging, insomma, per chi non l'ha anche già provata. Crema idratante all in one, dentro c'è proprio il foglietto spiegato, non riesco a centrarlo, qui spiegato, insomma, quello che fa. Adesso comunque ve lo leggo. Nella sua nuova crema B&B, Garnier unisce una straordinaria idratazione con i vantaggi del make up per ottenere immediatamente una pelle perfetta come quella di un bambino. Dunque, andando un po' alla svelta, ok, questi che non riesco a leggere, sono termini un po' complicati, comunque, idrata, protezione UV, correzione di segni e imperfezioni, per una pelle uniforme e radiosa. Effettivamente era uniforme e avevo un colorito sano, ecco, non quel un po' bianco, comunque lo vedrete nella foto, avevo un po' un pallore bianco, con scarsità di lampade e sole, ok. Un trattamento all-in-one molto idratante per un comfort un benessere 24 ore. La sua formula, arricchita con un derivato della vitamina C dalle proprietà antiossidanti, rende la pelle splendente di salute. I pigmenti minerali attenuano immediatamente le imperfezioni ed uniformano il colorito per una pelle radiosa dalla prima applicazione. La sua formula è leggera e piacevole sulla pelle e la lascia libera di respirare. Il fattore SPF 15 ne favorisce la protezione dagli effetti dannosi dall'esposizione ai raggi UV. Niente, bisogna testarla a questo punto, magari verso primavera, per vedere questo, insomma, SPF, anche perché oggi c'è un nebbione da fuoco qua, c'era una nebbione anche ghiacciata, che è la regina della nebbia.
Niente, questo è tutto, vi lascio sotto il link al mio blog, insomma, se mi interessa fare insomma, un salto, mi farebbe piacere e spero di non prendere troppi insulti dai critici insomma, che guardano questo video, perché insomma è il mio primo, insomma, grazie comunque per chi ha voluto guardarlo e ho intenzione di fare altri video se riesco un attimino a rompere il ghiaccio, quindi alla prossima, un bacio, ciao!